Da fonti tunisine arrivano novità in merito ai rifiuti che da ormai 2 anni sono sotto sequestro nel porto di Sousse, partiti da Pola, dalla zona industriale Gerardo Ritorto, e dopo aver attraversato il porto di Salerno, bloccati in Tunisia per autorizzazioni ritenute illegali. L'ambasciata di Tunisia in Italia e la regione Campania, stando alle notizie che arrivano dall'Africa, hanno raggiunto un'intesa per il rimpatrio imminente dei rifiuti. Lo ha riferito la stessa rappresentanza diplomatica tunisina in un comunicato stampa. L'accordo è stato raggiunto nel corso di un incontro avvenuto in questi giorni a Napoli tra il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, e l'ambasciatore di Tunisia in Italia, Moed Sinaoui, e prevede l'impegno della regione a farsi carico del trasferimento a breve in Campania dei container di rifiuti stoccati nel porto di Sousse. Al termine dell'incontro, l'ambasciatore ha ringraziato De Luca per la collaborazione e per la volontà dimostrata nel chiudere in un modo definitivo il dossier nel più breve tempo possibile, e ciò nello spirito di amicizia e di cooperazione che contraddistingue le relazioni tra i rispettivi paesi. Dal canto suo, stando a quanto si dice in Tunisia, il presidente della regione Campania ha ribadito l'impegno della regione a far rientrare in Italia i rifiuti, a conferma dei profondi legami esistenti tra Tunisia e Italia, in particolare con la regione Campania.